Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un personaggio, Wilbur Olin Atwater, molto importante per la scienza dell'alimentazione. Atwater era un chimico e visse nella seconda metà dell'Ottocento, un chimico statunitense. Atwater perché è famoso per chi si occupa di scienza dell'alimentazione e di nutrizione in generale? Perché è quello che ha sviluppato il famigerato modello a calorie. Oggi quindi voglio parlarvi di questo modello, che cos'è una caloria, come funziona il modello a calorie, e questo video sarà poi, diciamo, preparatorio per un altro video che farò dove voglio un po' parlare dei detrattori del modello a calorie. E che cosa sostengono questi detrattori del modello a calorie, quelli che dicono che una caloria non è una caloria, il corpo non è una fornace, eccetera, eccetera. Che cosa sostengono e perché, a mio parere, non hanno assolutamente ragione quando dicono che il modello a calorie non funziona. Ma vediamo intanto che cos'è il modello a calorie. Ora iniziamo col dire che il modello a calorie è appunto un modello. Che cos'è un modello? Leggo testuale da Wikipedia, un modello fisico si intende. È una rappresentazione concettuale, spesso una semplificazione che ammette una formalizzazione matematica del mondo reale o di una sua parte, capace di spiegare un determinato fenomeno. Quindi, che cosa si proponeva Atwater? Si proponeva di cercare di spiegare, di creare un modello che spiegasse che formalizzasse, che spiegasse, che rappresentasse il bilancio energetico umano, cioè sostanzialmente lui voleva trovare un modo per calcolare la quantità di energia contenuta nei cibi e di calcolare anche la quantità di energia che noi consumiamo nell'arco della giornata per svolgere le nostre attività. E questo modello avrebbe funzionato se Atwater fosse arrivato a un'equivalenza, cioè a dire: io calcolo l'energia contenuta nei cibi che assumi, calcolo l'energia che tu consumi. Se queste due energie si equivalgono, vuol dire che il mio modello è corretto. Quindi vuol dire che il mio modo per calcolare l'energia contenuta dei cibi è corretto e il mio modo anche di calcolare l'energia che consumi è corretto. C'è una coerenza nei due modelli di calcolo. Ok, questo è. Detto in altri modi, il corpo umano è una macchina e come qualunque macchina produce energia termica perché noi stiamo sempre a 37 gradi, produciamo energia termica e energia meccanica perché ci muoviamo, spostiamo oggetti, spostiamo peso, spostiamo il nostro peso, quindi produciamo energia. Questa energia la dobbiamo andare a prendere da qualche parte e la prendiamo appunto dai cibi. Quindi all'interno del nostro organismo c'è un sistema di produzione dell'energia che utilizza come combustibile gli alimenti. Atwater ha cercato appunto di calcolare l'energia di questi alimenti, trovare un modo per calcolarla, come ha fatto con la bomba calorimetrica, cioè semplicemente ha preso questi cibi e li ha bruciati all'interno di una specie di caldaia, misurando l'energia che questi alimenti producevano bruciandola. Ovviamente noi non siamo una fornace, noi non siamo una bomba calorimetrica, però questo è quello che ci vengono a dire i geni che vorrebbero i detrattori del modello a calorie. Ecco, questi geni ci vengono a dire che il corpo umano non è una bomba calorimetrica, ma va, no, anche Atwater lo sapeva, lo comunico a questi geni. Anche Atwater lo sapeva e quindi Atwater nella costruzione del suo modello, che è modello in fisica spessissimo sono modelli approssimativi, quasi sempre direi, lo sapeva benissimo e quindi ha tenuto conto di tutte le differenze che ha riscontrato lungo il suo percorso e che già si poteva immaginare, ne dico alcune. Per esempio, le proteine bruciate nella bomba calorimetrica producono quasi 6 calorie per grammo, però noi nel nostro organismo non riusciamo a bruciare l'azoto, che invece viene bruciato producendo energia nella bomba calorimetrica. Grazie
di questo Atwater se ne accorse, lo sapeva, ne tenne conto e infatti le proteine noi le calcoliamo, noi calcoliamo l'energia prodotta l'energia fornita dalle proteine, la quantifichiamo in 4 calorie per grammo e non in quasi 6, 5,75 o quello che è. Atwater vide anche incontrò anche altri problemi, per esempio vide che a differenza non tutti gli oli hanno le stesse calorie, ci sono degli oli che hanno 9, qualcosa calorie e altri meno di 9 per grammo. Lo stesso nutriente presente in forme diverse ha calorie leggermente diverse. Di tutto questo lui tenne conto quando alla fine di tutto il suo percorso propose le famose 4 calorie per grammo per i carboidrati, 4 calorie per grammo per le proteine, 9 calorie per grammo per i grassi. Queste sono approssimazioni che però funzionano, ok? E il fatto che funzionano, da perché possiamo dire che queste approssimazioni funzionano? Perché lui non è che prese solo 4 cibi in croce, li mise dentro la bomba calorimetrica e disse: ah, che bello, queste sono le calorie. No, lui lavorò per decenni a questo progetto. Mise su un laboratorio di calorimetria dove misurava in modo molto molto accurato le calorie in uscita, quindi le calorie consumate dall'organismo umano, e fece più di 500 esperimenti. Quindi all'interno della sua università c'erano degli studenti volontari che venivano presi, venivano messi dentro a questo laboratorio a fare attività fisica, a mangiare, e lui calcolava tutte le calorie in entrata e in uscita. Fece più di 500 esperimenti in tal senso. Quindi il suo fu un lavoro enorme. E quindi quelli che vengono a dirvi: ah, ma il modello a calorie non funziona perché il nostro organismo non è una bomba calorimetrica, molto probabilmente, anzi direi quasi sicuramente, non sanno minimamente di cosa stanno parlando. Il modello a calorie è appunto un modello che serve a rappresentare il bilancio energetico dell'organismo e funziona. Cosa vuol dire che funziona? Che se io misuro le calorie che consumo nella mia attività quotidiana e calcolo le calorie col metodo di Atwater degli alimenti che ingerisco, alla fine ottengo un'equivalenza. E questa equivalenza funziona nel tempo, cioè, in altre parole, se voi fate sempre più o meno la stessa attività quotidiana, quindi non è che un giorno fate una maratona e il resto dei giorni non fate niente, quindi se fate più o meno sempre la stessa attività fisica e la stessa attività lavorativa e vi mettete a calcolare col metodo di Atwater le calorie che assumete, e il vostro peso rimane costante nel tempo, fidatevi che, ma provate, provate. Le calorie che andrete a contare saranno più o meno sempre quelle. Quello è il vostro dispendio calorico giornaliero, okay? E sarà più o meno sempre quello. Poi magari un giorno calcolate 1900 calorie, l'altro giorno 1950 e l'altro ancora 1850 e magari l'altro ancora 2000, cioè esistono delle variabilità. Questo è un modello approssimato, ma il concetto che dovete capire è che l'approssimazione non inficia la bontà del modello, cioè è un'approssimazione assolutamente accettabile. Quindi il modello a calorie funziona molto bene per predire il bilancio energetico, per spiegare, per rappresentare il bilancio energetico, energia in entrata, energia in uscita. Ma per quanto riguarda il dimagrimento, perché è lì poi che i detrattori vanno a parare in particolare, cioè loro dicono non funziona col contare le calorie per dimagrire. Questo lo vedremo in un altro video, ma comunque qui introduco la cosa spiegando di cosa stiamo parlando. Cioè il modello calorie viene utilizzato anche per dimagrire. In che modo? Per introdurre un deficit calorico, cioè per determinare quanto devo mangiare, come deve essere composta la mia dieta. Io parto dal mio dispendio calorico giornaliero, è calcolato con il modello a calorie, come vi ho spiegato prima, quindi io so quanto consumo in calorie e dico ok, per dimagrire devo mangiarne meno, quante meno dipenderà dalla strategia che voglio adottare, ma comunque assumendone meno e
come faccio a scegliere i cibi con il modello a calorie, conto le calorie, mi costruisco una dieta di tot calorie che avrà una certa quantità di calorie in meno del mio dispendio energetico, quindi introduco un deficit calorico, mantengo questa dieta e dimagrisco. Ecco, la domanda è, funziona questa cosa o come dicono i detrattori della dieta da calorie, non funziona? Lo vedremo nel prossimo video.